Salve a tutti cari amici di The OG Game di WorldOfWrestling.it. Qui è sempre Jack in compagnia di Peppino per l'ultimo, ragazzi, l'ultimo Jack e Peppino ditelo a noi del mese, perché questo ditelo a noi uscirà il 31, proprio l'ultimo giorno dell'anno, quindi vi facciamo anche tanti auguri di un felice anno nuovo. Auguri! Ecco. E quindi, ragazzi, potete commentare qui sotto il vostro match che vorreste vedere. Mi raccomando, un solo commento. Adesso io vi faccio vedere così un po' alla veloce i match che ci sono disponibili qui nel gioco. Gli uno contro uno sono questi, ragazzi. Quindi andiamo a escludere tanti match, che però adesso io ne sto qui a elencarvi, voi che avete, voi che lo sapete, avete occhio. Facciamo questa regressione sulle istruzioni, tanto sanno tutto. Sì, ma però questa perdita di tempo, ma banale. No, ma dai, tanto siamo però tutti più buoni a Natale, vi spieghiamo bene, vi spieghiamo bene. Ma a proposito, Cesaro che fine ha fatto? Non lo so, a me lo chiedi. Io invece amico tuo, ho letto l'informazione che adesso fa coppia ufficiale con Tyson Kidd, hanno fatto adesso c'hanno anche un nome che non mi ricordo più, lunghissimo. Vabbè, comunque questi qui sono i match singoli, ragazzi. Poi abbiamo il triple threat, ci sono solo questi qua. Vedete, normale, stream rules, Hell in a Cell. Poi four man, tag team, fatal four way, fatal four way, stream rules, elimination tag. Six man, abbiamo il tag team, il ladder, il battle royale, elimination chamber, Hell in a Cell, elimination tag. Royal Rumble ovviamente la evitiamo, perché Peppino non può stare qui ore e ore, perché deve anche lui andare a fare altre cose. Tornei, vabbè, anche i tornei li evitiamo perché Peppino ha fretta. E match per il titolo lo facciamo perché a Peppino piacciono tanto. Poi, vabbè, li ho fatti passare tutti, poi vabbè, la mia carriera, l'universo non c'entra niente. Anzi, vi faccio vedere alla veloce i personaggi, anche se ve li faccio vedere dopo Stripe, Peppino, dai. Ok. Si stava già stufando. Estraiamo. Oggi potete commentare. Va a vedere che stavolta non commenterà nessuno. Se non commentate, giuro che. Guarda che. Ecco. Voglio vedere solo primo, che la politica non per chi è primo. Uno fa primo, uno fa unico. Basta. Camaccio lo lasciamo a casa. Ecco. Ecco, soprattutto, no, aspetta, cosa sto dicendo? No, stavo dicendo, ho visto il succo. Ah, beh, che scelta che gli è venuta. Estraggo. No, stavo dicendo, sì, comincia a scuotere intanto. Stavo dicendo che domani, oggi mercoledì, il primo gennaio, che sarà un giovedì, uscirà quel match che abbiamo. Sì, ma quello ne parleremo. Ne parliamo dopo, dai, estrai. Sì, va bene, io glielo dico già, che così domani sanno già che sul canale ci sarà un nuovo video. Ah, già. Mamma mia. Mamma mia. And the winner is l'ultimo, fortunato. Chi è? The Miz and the Mizzle. No. Valerius 98. Salutiamo 98. Valerius 98, che vuole The Rock versus Roman Reigns versus Brock Lesnar. E non hanno messo nient'altro. Beh, giusto così, perché tanto le stipulazioni, come avete visto, hai fatto la voce di Yogi. No. Sei ancora in tema cartone animato. No. E a proposito, aspettateci che arriviamo. Esatto, noi sta per uscire avevamo rimandato il video che uscirà domani, l'avevamo rimandato appunto perché avevamo da fare con lo speciale che uscirà. Esatto, la collaborazione con il sito worldofwrestling.it. Il nostro gruppo aveva in mente di fare un cartone animato natalizio con i personaggi appunto del wrestling, e noi due dovevamo fare i doppiatori di qualche personaggio. Qual era l'altro? Roman Reigns, Brock Lesnar e The Rock. Ah, The Rock, ok. Mamma mia, che triple threat, ragazzi. Esatto, però Impatto come sempre lento. E comunque stavo dicendo che noi diamo le voci ad alcuni personaggi che vedrete nel cartone animato, che doveva essere un cartone animato natalizio, però con i tempi non siamo riusciti a rientrare, un po' tutti hanno avuto i loro problemi e quindi slitterà di qualche giorno, quindi penso che per fine anno o per
primi dell'anno, per Pasqua riusciremo, dovrebbero riuscire a mandare questo cartone. Quindi voi, esatto, restate collegati a worldofwrestling.it e arriverà questo cartone animato con le nostre voci, non tutte, perché alcune sono anche ai altri, esatto, come sapete, youtuber di World of Wrestling, però noi abbiamo dato il nostro contributo facendo tre personaggi per uno, sì, e non stiamo a dirvi quali personaggi, guardatevi il cartone e capite chi di noi, esatto, fa. Quindi restate connessi sulla pagina Facebook prowrestling.it video, che è sempre qui in descrizione il link, e a breve arriverà la cuffietta che voglio ascoltare un po' cosa di con i nostri amici, a breve arriverà il cartone animato con tanti personaggi. Ah, guardavo se dicevo con Titus O'Neil. Quello non c'è nel cartone, eh? E Titus O'Neil anche lui non l'abbiamo più visto insieme a Slater, che si è preso un periodo di pausa, esatto, anche perché, come sai, non so, boh, la penso io che tu lo sappia, che l'hanno... perché un po' di anni fa aveva, si dice, aggredito una ragazza dopo WrestleMania, e questa ragazza l'ha denunciato e è in ballo con le varie... Sì, ma un po' di anni, adesso salta fuori... ma sai che salta sempre fuori dopo, quelle cose qui. E quindi è in ballo con avvocati e robe varie, quindi per un po' non lo vedremo il povero Heath Slater, ci dispiace tantissimo. Roman Reigns, fammi un doppiaggio. Ah, è vero. E eccomi qua, sono Roman Reigns. Mo entro dalla seconda corda perché da sopra mi è schiatto un po' l'ernia e sono ancora un po' zaccato. Dove stanno gli altri? Contro chi ci vado io? Mamma mia, quello grosso vado. Vabbè. E arriva The Rock. The Rock è da doppiare un po' più. Ehi! No, questo è... Aio! Questo è un altro che vedrete nel cartone. Aio! Ricordatevi, aio! L'ho fatto in versione sardo. Tra gli amici sardi saprete chi è. Non vi dico il personaggio. Comunque, The Rock arriva e non mi viene come farlo. Vabbè, non dice niente tanto The Rock. Ah, tanto non parla male. Sì, ma infatti, tranquillo lui. Poi... guarda quanta gente che c'è sta, oi. Ma c'è sta pure Romano Reigns, l'amico mio, oi. Lo schiaffo de botte, va, lo salgo subito e aspetta che salgo sopra qua, e uno, e due, oh là, sono più forte io di quella schiappetta qua che c'è, ma Romano, mo te ciancico dei cartoni, perché te lo dice The Rock, Romano, un bel triple threat, Romano Burino, bello tosto, ricordiamo poi, Gnaucher, posta di che mo salgo di qua, e Brock è là che guarda tutto come per dire se mi venite per le mani. Non ho potuto mettergli il manager perché col triple threat non si può fare. Peccato, se no avevamo un bel Poleyman che potevo farlo parlare. Attenzione, l'arbitro dal via, Se l'arbitro le Veneto, se sì. Veneto l'arbitro. Attenzione, Brock se la prende con Roman Reigns, il suo lontano parente. Ho detto che lo prendeva subito. Il suo lontano parente. Brock intanto Brock si è gratta un po' la scella. Si è gratta un po' la scella perché tira su un po' i pantaloncini, un po' i guanti. Si soffia sulle mani, fa freddo anche lì, sai. Però adesso si mossa combinata con The Rock. Lunghia incarnata. Sai che sarebbe bello vedere un match così a WrestleMania, Ma no. Ma lascia pure. Ma fare richiamare The Rock a fare per chi? Per dargliela quel pirla. No, dico, adesso che si può ancora si potrebbe anche fare, solo che come sai la WWE sta tagliando i fondi a tutti e difficilmente vedremo grandi però stelle superstar. Forse avremo l'Undertaker. Improbabile triple threat. Sì, addirittura dicono così. Ma te pensi, cioè Undertaker adesso addirittura in un triple threat, adesso che ha non è mai fatti, adesso lo fa uno. Roman Reigns spinge le corde Brock Lesnar, Samoa Drop. Samoa Drop. La... Ma sai che ho visto SmackDown, tu non so se l'hai visto SmackDown. No, non l'ho visto. No, vabbè, ma tanto non lo vedrai neanche. Salto DDT di Roman Reigns, doppio. No, gli ho visto fare una mossa veramente bella a Roman Reigns. In rincorsa, sì. La spia. No, calcio. Era uno spaccaschiena. Mamma mia. Di quelli che
giri, vabbè. Adesso non giri. Fammelo vedere, fallo su di me. O fai così. No, no dai. No, comunque dai, si sta impegnando un po' di più, anche perché nel periodo di pausa il nostro Roman si è preso lezioni di recitazione. Lezioni di danza. Ah, no, di danza no. Di recitazione. Perché... Cosa c'entra lezioni di recitazione con le mosse nuove? Magari gli ha fatto bene, non lo so. Cosa vuol fare andare a fare il film anche a lui? No, vai perché... tutti a fare il film. No, perché qua, al microfono non è tanto bravo, quindi... Ho capito, al microfono, ma tanto deve lottare, così ne frega del microfono. Ma è importante anche saper parlare al microfono, in WWE, non solo lottare. Ma se questo qua è un troglodita che non sa neanche dire ciao, come va? E infatti, per quello, si è preso ma vai, delle lezioni. Ci vuole la scuola di recitazione. Attenzione, Brock Lesnar! Per essere un po' garbati col pubblico, no? Sì. Mamma mia. E comunque vogliono inserire Undertaker in un triple threat, perché secondo te? Perché? Dillo, vai. Non lo sai secondo te. Ah no, voglio sentirlo. Perché nel triple threat Undertaker ha più probabilità di... riposarsi. No, è vero, sembra una cavolata. Gli altri due semenano Undertaker, bravo, a guardare. Bravo. È una minchiata pazzesca. Non la provo. Guarda, a me i triple threat piacciono assai, quindi... A me no, nel senso quando sono messi in questo contesto non mi piacciono. Sì, quando lo fai perché ce ne hai uno che non è in grado di sostenere un match e allora me ne metti altri due così intanto quello là sta lì a farsi i cazzi suoi, non ha senso. No, mi rovini la reputazione anche dell'Undertaker, che lo fai sembrare più vecchio di quello che è. Perché se io guardo quell'incontro lì e mi vedo l'Undertaker tutto l'incontro lì appoggiato al palo a prendere aria, e intanto gli altri due che se le danno, mi viene anche un po' di... Cioè, piuttosto non lo fate, stop. Se Undertaker non è in grado di lottare, non lo si fa lottare, sì, stop. Ma perché devo vederlo fare il vecchietto col bastoncino che sale? Che se non è in grado, non è... Basta. Perché dobbiamo rovinarci l'immagine di un mito così? Già ce l'hanno rovinata quando ha perso WrestleMania. Rovinarcela ancora di più, cioè siete stati lì 20 anni a costruire un'immagine intorno all'Undertaker che era quello che, cioè, per dopo rovinarla in un match di merda, metterlo lì e fargli fare il vecchiettino con lo sgabellino all'angolo con la maschera d'ossigeno intanto che si riprendono gli altri. Perché? No, stai fuori e fatti la tua vita. Il problema è che adesso la WWE ha già preso una decisione e tu devi decidere tra un match singolo o un match triple threat. Cosa decidi? Fai un match singolo. Ma un match singolo come quello che fece l'anno scorso? No, un match singolo contro Slater. Questo è... Almeno lì può riposarsi tranquillamente. Slater? No, è Undertaker, può star tranquillo. No, però le opzioni sono queste. Ormai la WWE ha già in testa di farlo lottare. Quindi, ma lui cos'ha in testa? La commozione cerebrale che gli ha fatto. Ha in testa lui se accetta una cosa del genere? Ma penso che ormai abbia già accettato. Un uomo che ha un po' di reputazione. Attenzione, Brock Lesnar, come quella che si è costruito lui in questi 20 anni, non accetterebbe mai un match dove viene messo in ridicolo. Cioè, così no. Devi ricordare però che un po' l'ha voluto anche lui, la fine della streak, sì, ha voluto la fine perché secondo uno, perché Brock Lesnar non fa niente? Perché invece non ci sono i conteggi? Uno, due, e continuano. Brock Lesnar da un pezzo ha vinto Roman Reigns, e Brock Lesnar è stato lì a guardare, no, è incredibile. Brock Lesnar si è incavolato perché ha mollato un calcio così alla... E ha detto ma guarda il replay che Brock Lesnar dice ma vaffa, che se si può perdere ma così. Ma dai, guarda che adesso un match così bello vinto poi da Roman Reigns. Io voglio vedere il replay di Brock Lesnar che manda tutti a fare in giro. Vediamolo. I replay del cavolo che non mi servono. Quando invece guarda quando vince che lui fa. Qui ci sono stati un paio di reverse. Guardalo, Aspetta. Guardalo qua, guardalo. Qua uno, due, tre. E tre. Ma va, io che te. Cioè, è finito il match. Sì, era sveglia perché bisogna svegliarsi. Roman Reigns. E vabbè, Roman Reigns ha vinto. Ha vinto. Dunque, dopo questa discussione sull'Undertaker, che un
coppe. Comunque, sì. Ti ho detto, la WWE pensa già di farlo lottare, e il problema adesso è che sta scegliendo con chi farlo lottare. Sting ormai l'hanno messo da parte, perché appunto... Ma perché Sting deve andare o contro Triple H o contro Seth Rollins? Perché? Perché è tutto nato dalla Survivor Series, sì, come ben sai. Sì, ma contro Triple H come fa, visto che Triple H è fuori? Chi è che lo riammette? Cena? Secondo te Cena? No, ma vedrai, te lo dico io, vedrai che Triple H ritornerà in veste di wrestler. No, sì, ma se torna deve chiedere il permesso a John Cena anche per tornare in veste di wrestler. Per me secondo invece... Secondo te John Cena lo fa tornare? Per me... Vabbè, per me... Se Triple H tornerà in veste di wrestler, John Cena gli darà il permesso, vabbè, penso, tranquillamente. Spero, però. Non è che gli dice no, spero, vai via, non lottare. Però... Per me succederà qualcosa alla Royal Rumble, di sicuro. Controlla lì che... Sì, sì, l'ho già avviato, e tutto. Ci gustiamo bene il faccione di Romano. Vabbè. Reigns. Ah, no, comunque dicevamo che questa cosa non... Vabbè, adesso le notizie... ragazzi, siamo passati da quelle più belle. Stanno uscendo tante di quelle notizie adesso, perché appunto siamo perché vicini a WrestleMania 31. Shawn Michael fa un match... Così a caso, si presenta sullo stage, guarda in giro e dice a tutti: "Aio, amici, tornate al sonno." Vabbè, ragazzi, lasciate perdere. Sardo. E le origini di Shawn Michaels sono sarde, ricordatevelo. Che altro dire? Magari ne parliamo nel match che vedrete domani, ragazzi, perché noi 2 settimane fa abbiamo fatto lo sbusto, ragazzi, dove io come miglior carta ho trovato miglior carta. Io invece come miglior carta ho trovato Horsewogor, però ho deciso di non farlo lottare ma di usare lui, esatto, John Cena. Quindi vedrete un match tra The Rock e John Cena. Ancora una volta, avevamo appena visto The Rock. Stato un caso, ma lo vedranno domani. Esatto. Io non ho voluto inferire la stipulazione, ragazzi, l'avete scelta voi nei commenti. Voi, si fa per dire. Sì, la decideremo noi. Però quelle che avete più scelto gettonate, voi, esatto. Noi sceglieremo quella che ci garba di più. Esatto. Certo, se c'era un Swagger avrei fatto un submission match. Però vabbè, ma così perché è più facile. Userò un match dei nani, quello con i tavoli. No, vabbè, tutti piccoli. Un mini match. Vabbè, io vi ricordo, ragazzi, questo qui è l'ultimo video del mese, quindi ci potete è del mese, dell'anno. Anche dell'anno, è importantissimo. È importantissimo questo. Esatto, avete 5 giorni di tempo, ragazzi. Per salvarvi la vita. Per salvarvi. Dopodiché chi non c'è, tutti sull'arca di Noè. Bene, no? Vabbè. Avete 5 giorni di tempo per poter commentare un solo commento, le stipulazioni ve lo fate vedere, i wrestler... Sono quelli che avete visto, ma sono quelli. No, gli lascio questa schermata. I wrestler sono questi, ragazzi. E manager, va bene, lasciamo perdere. Io vi ricordo, ragazzi, state guardando il video da worldofwrestling.it. Cliccate l'iconcina YouTube che vi manda su YouTube in modo da poter commentare, mettere il mi piace o il non mi piace, e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Sempre, ovviamente, se vi va. Non siete obbligati, Pepino, avevano suggerito il soprannome tuo, di Babigno, Natale. No, misdigno qualcosa, Pepino. Vabbè. Comunque noi ci vediamo domani con un'altra simulazione. Ciao belli.